Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Oggi video serale. Sto usando una luce artificiale perché veramente in questi giorni tra pioggia, neve, neve, pioggia, veramente anche di giorno c'è pochissima luce. Quindi ho detto, vabbè, lo giro di sera, intanto è la stessa cosa. Sono appena tornata a casa, sono stata da Lidl, ho speso veramente tantissimo, troppo. Ho speso tipo 140 euro, veramente tantissimo. E quindi oggi stasera video svuota la spesa Lidl, quindi mettetevi comode. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina, fatela diventare nera, così tutte le volte che caricherò un nuovo video, si spera quasi tutti i giorni, famiglia, cani, bambini permettendo. Quindi mi raccomando, attivate la campanellina se volete essere le prime, i primi ad essere avvisati. Ma adesso basta chiacchierare e incominciamo questo video svuota la spesa Lidl, perché poi devo andare a sistemare tutto e devo andare a preparare la cena. Quindi insomma, basta chiacchiere e incominciamo. Ho preso 4 borse, 4, sì, 5 sacchetti di roba. E partiamo dal primo, quello pesantuccio. Allora, qui dentro troviamo la pappa per i miei chihuahuini. Chi mi segue sempre lo saprà, io ho 5 chihuahuini. È la prima volta che compro questi croccantini, non li ho mai provati prima d'ora e mi ispiravano, quindi ho detto perché non prenderli? Così i poverini variano anche un po' loro, anche se devo dire la verità che loro sono piuttosto viziati, perché se tipo io faccio il riso col broccolo, loro si mangiano il riso col broccolo, se faccio la carne, loro si pappano la ciccia, la carne. Quindi insomma mangiano piuttosto bene, tipo stasera hanno i Buster come cena. Quindi insomma questi qui, i croccantini o le scatolette, io le uso solamente quando proprio non c'è nulla di commestibile per loro e allora per forza di cose gli devo dare il cibo per cani. Quindi questi. Poi ho comprato questa tortina. Guardate. Allora, la prima volta che la compro era lì che mi guardava, era l'ultima rimasta. Io amo la ricotta e questa qui è una tortina di ricotta. Guardate che buona, quasi quasi dopo stasera farò il video assaggi dove andremo ad assaggiare assieme questa tortina di ricotta. Non so perché, ma mi ispira veramente tantissimo. Appena l'ho fatta vedere a mio marito, ha detto: "Ma cos'è questo orrore?" Ma io amo le cheesecake, questa mi ricorda tantissimo una cheesecake e più è di ricotta, quindi l'ho dovuta comprare per forza. C'era fatta così al cacao e c'era ai frutti di bosco, insomma. E ho preso questa. Preso questi cubetti di arancia ricoperti di cioccolato fondente extra. Questi non sono per noi, ma è stata una commissione che mi ha dato mio suocero. Quindi insomma sono per i genitori di mio marito, questi che comunque mi ispirano tantissimo. Poi il marito si è voluto prendere questo barbaresco, cioè 7 euro di vino, va bene. Questo qui, guardate quant'è bella questa bottiglia con la scritta dorata, lo stemma. Sembra una bottiglia molto importante, carina, bella. Barbaresco 2016, prodotto in Italia, denominazione di origine controllata e garantita. La Savella, dal sapore armonico di gran corpo, si ripropone intenso e di lunga persistenza. Vinello. Poi ho preso questi cioccolatini per i miei bimbi, questi della Kinder Bueno. Susanna ha 6 anni, la più grandicella, e il più piccolino ha appena fatto 2 anni, quindi insomma. Preferisco dargli queste mini size, queste mini porzioni, piuttosto che rifilargli il Kinder Bueno classico intero, che secondo me è veramente troppo per loro. Quindi, quando hanno voglia di un cioccolatino, quando hanno voglia di qualcosa di dolce, gli do un cioccolatino fatto così, che in poche parole è un'onda della Kinder Bueno. Sono
quanti grammi sono, forse c'è scritto qui, 108 grammi, contiene minimo 18 pezzi. Adesso li voglio andare a contare, minimo 18 pezzi, guardiamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, un pezzettino in più, vabbè, qui dice contiene minimo e io ne ho trovati 19 dentro, però alla fine... per pezzo, ah ok, 5,4 grammi un pezzettino. E sapete cosa vi dico? Siccome sono golosa, ve lo faccio vedere aperto, ma è solo una scusa per potermelo mangiare. Delizioso, veramente delizioso. Poi andiamo avanti. Allora, ho comprato questo shampoo della Fructis, della Garnier. Ingredienti 98% di origine naturale, Higher Food Banana, nuovo. Io ho preso nutriente, lo shampoo, era l'ultimo, sì, perché l'altro era al cocco, mi pare, era l'ultimo gusto banana, diciamo così. E quando li trovo da Lidl li compro sempre, perché da Lidl si trovano a 2,99 euro, mi pare. Mentre negli altri supermercati questi cosini qui costano la bellezza di 4 euro e passa. Quindi insomma, quando li trovo da Lidl, siccome mi piacciono, li acquisto, altrimenti no. E questo qui, 350 ml. Ho già finito altri due prodottini della Garnier che troverete sicuramente nel video che devo ancora registrare dei prodotti terminati beauty. Quindi mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi. Quindi questo poi... Sempre per i miei suoceri ho preso questo prodotto della Deluxe, fichi ricoperti di cioccolato fondente, ma non lo so, non mi ispirano particolarmente, però vabbè, sono per loro. Poi ho preso questa gelatina in fogli, che l'avevo terminata, che serve sempre, due confezioni. Ho preso poi questa maschera della Sien. Allora, non l'avevo mai vista prima, credo che sia una nuova edizione, un prodotto nuovo di Sien che hanno lanciato in questo periodo. C'erano tre prodottini al carbone attivo. La maschera, c'era il gel detergente, c'era l'acqua micellare. Io, siccome sono pigra, sono andata sulla maschera, che andremo a provare assieme domani mattina. Quasi quasi mi metto a registrare il video, quindi mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E c'erano dei prodottini, tre prodottini anche per la linea uomo, per i maschietti, sempre col carbone attivo. E questi prodottini voi li avete già provati? Ditemi sotto, mi raccomando. C'era anche una bellissima palette che chi mi segue sempre avrà visto sicuramente il vlog dove la sbocciavo, perché ho trovato una confezione aperta, però non lo so, gli ombretti mi sembravano troppo polverosi e poco pigmentati, quindi l'ho lasciata lì. Spero di aver fatto la scelta giusta. Poi andiamo avanti. Allora, passiamo al secondo sacchetto, e qui mio marito si è divertito perché ha comprato un po' di fuochi per Capodanno. Non chiedetemi che fuochi sono, perché io non me ne intendo assolutamente, e sono questi che hanno fatto alzare il prezzo della spesa. Però insomma, per Capodanno, per far felici i bambini, mio marito ha voluto divertirsi, e aggiungerei non solo per far felici i bambini, ma anche per far felice il bambino, cioè lui. Vabbè, comunque piacciono anche a me, devo essere sincera. Sapete che io sono fatta veramente come vedete su YouTube, e senza filtri, quindi insomma. E ha preso questi fuochi che vedrete sicuramente in azione per Capodanno. Intanto noi passeremo il Capodanno a casa, quindi passeremo il Capodanno assieme. Adesso devo pensarci se fare una live in diretta o se registrare. Vedrò. Comunque iscrivetevi. Comunque, questi fuochi, che appunto non chiedetemi cosa sono perché non lo so, quest'altro fuoco che, ripeto, non so che fuochi siano, questi
che sono delle palline da tirare per terra e scoppiettano, sicuramente questo l'ha preso per i bimbi da dare a loro. Un altro sacchettino di palline che scoppiettano, questo non so cosa sia, ma l'immagine non mi rassicura per nulla. Questi che non so cosa siano, questi, quanta roba ha preso non lo so, questi che non so cosa siano, non sono la stessa cosa, boh. Poi questi so cosa sono perché mio padre da piccolina me li comprava sempre e io li adoravo. Sono delle stelle filanti, stelle maxi, molto carine, sono innocue, sono veramente innocue, sono divertenti insomma da dare ai bambini in mano. E ho veramente un piacevole ricordo di queste, io le chiamo stelle filanti ma non sono stelle filanti, di queste stelle brillantinose, bellissime. Io da piccola ci giocavo veramente tantissimo, per me non era capodanno se non avevo queste, mio papà me le comprava sempre. Poi ancora questi qui che scoppiano, questi che onestamente non so cosa siano. Insomma, mio marito stasera si è divertito, ha comprato veramente un sacco di fuochi. E questi. Poi andiamo avanti, ho comprato queste mutande molto sexy per il maritino, XL, c'erano grigie e nere. Nere non mi piacciono, troppo scure, bianche non mi piacciono, ma non c'erano bianche, se ben ricordo, e grigie, un colore che mi piace particolarmente, e quindi io ho preso queste mutande da uomo grigie. Tutti i vestiti della Lidl sono testate contro le sostanze tossiche, quindi insomma sono mutande sicure e sono fatte così, semplicissime mutande, semplicissime da uomo. Poi che cosa ho trovato? Cioè, sono bellissimi, guardate come brillano, cioè guardate come brillano ragazze, cioè sono bellissimi questi leggings, belli belli belli. Allora, sono della Esmara, io ho preso una M per non stare strizzata dentro, 42-44, io entro anche dentro a una small, ma mi trovo decisamente meglio con una M, evitiamo l'effetto salamotto che anche no. E se vi volete regolare anche voi con la taglia, io sono alta 1,71 per 52 kg e io da Lidl prendo sempre M, mutande M, leggings M, maglie M, prendo quasi sempre la M. Poi se la M non c'è, prendo anche una L per stare più larga o per stare un filino più stretta anche la small, insomma mi adeguo, però la mia taglia preferita è la M. Ma guardate quanto sono belli questi leggings, cioè ragazze, bellissimi. Questi qui li metterò per capodanno, ne frega se stiamo in casa, ma sono troppo belli, carini. Poi mi sono comprata queste mutande per me della Esmara, ho preso sempre appunto come vi dicevo prima una M, mutande bianche semplicissime, semplici, semplicissime. Poi ultima cosa e vi lascio andare, guardate che maglia vestitino bellissimo che ho trovato, rosso, in lanella sembra, sempre della Esmara, sempre testato contro le sostanze tossiche, ho preso anche in questo caso una M. Guardate com'è bello questo maglioncino, vestitino rosso. Anche qui abbiamo un sacco di brillantini, abbiamo brillantini rossi, brillantini dorati, brillantini argentati, bello, peccato che i brillantini li abbiano messi solo qui, se fossero stati anche lungo la manica forse sarebbe stato più carino. Non è pesantissimo, non è pesantissimo, ma non è neanche un maglioncino leggero, è una giusta via di mezzo, veramente molto carino.
Queste sono tutte le cose che ho comprato stasera da Lidl, spero che il video Svuota la spesa vi sia piaciuto. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi e attivate la campanellina, così quando caricherò un nuovo video, e si spera appunto quasi tutti i giorni, sarete i primi ad essere avvisati. Adesso vado a mettere a posto tutto questo popò di roba e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Un bacione!